Bella a tutte le ragazze e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con su Minecraft, signori. Io ormai le intro le facciamo tutte da questo punto dell'isola volante, davanti a casa nostra, cioè abbiamo un'isola a disposizione e partiamo sempre da qua, signori. Vabbè, non fa nulla. Signori, detto questo, prima di partire il video, vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti, signori. Senza il vostro supporto non andiamo da nessuna parte, basta un semplice clic sul tasto per l'iscrizione. E se ne avete voglia anche un bel like e un bel commentino, anche qualche critica che fa sempre piacere, signori. Detto questo, allora, noi ci siamo visti nello scorso video di domenica, se non sbaglio, in cui eravamo andati a recuperare i materiali che ci servivano, che io ho messo già a cuocere, signori. Abbiamo un bel po' di lingotti di rame che stanno a cuocere, abbiamo messo a cuocere anche il ferro che ci serve per dopo. Allora, vediamo con questi 50 blocchi quanti ne riusciamo a fare. Secondo me dovrebbero bastare 5 blocchi, dovrebbero bastarci, se non ricordo male. Andiamo a vedere subito, andiamo a posizionare. Dopodiché creiamo il blocco, quello della lanterna, quella degli oceani, che andremo a mettere sopra a chiusura. Cioè, per ora fa un po' cagare, me ne rendo conto, me ne rendo conto, non vi preoccupate. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5, precisi precisi, signori. Qui dobbiamo andare a mettere il blocco di lanterna, che dobbiamo andare a recuperare però i pezzi da sopra. Ciao Golem, anche lui è curioso, è tipo i vecchietti ai cantieri, guarda, sta cercando di capire cosa sta succedendo. Tranquillo, non ti preoccupare, stiamo facendo un piccolo altarino in onore dell'uovo di drago che abbiamo recuperato qualche episodio fa. Allora, no, un bel po' di episodi fa, signore. Quando è che siamo andati a ammazzare il drago? Non me lo ricordo più nemmeno. Prima dell'episodio 100. Sì, prima dell'episodio 100, ma in quale episodio? Non è che forse il 90, forse l'episodio 90, forse siamo andati a recuperare ad ammazzare il drago. Allora, qua abbiamo la cassa di smeraldi e questi intanto li possiamo usare qui. E questa è già. E tanta roba. Poi dovremmo avere in questa cassa di qui questi di qua. Ok, uno e due. Andiamo qui e mettiamo lanterna. Lanterna, perfetto. Lanterna marina. Ce ne serve una sola, signori. Riposiamo tutto. Riposiamo sia questi che li mettiamo qui, sia questi che li mettiamo qui, sia questi di qua che non ci servono più a nulla. Possiamo anche posare intanto il rame. Dovremmo fare un attimino di ordine, di pulizia, signori, cose che non riusciamo mai a fare, però un giorno questo dovremmo anche farla. Tutto sto legno lasciamolo qua, inutile mi continua a portare legno avanti e indietro, anche se c'ho del legno là sotto, però va bene. Lasciamo tutto sto legno di qua. C'ho 8 gradini, questi me li porto, signori, perché dobbiamo mettere dove abbiamo fatto il discorso dell'allai, degli alloi, allai. Qui dentro io cosa c'ho? Il piccone, altri di questi. C'è un frusaglio che non ho voglia minimamente di controllare, signori. Un video di questo lo dedichiamo proprio a sistemare tutte queste cazzarole dei cianfrusaglie che abbiamo in giro per le varie casse. Allora, fermi tutti. Prima di tornare al monumento, perché sarebbe troppo facile, signori, troppo facile, troppo semplice, andiamo a dargli allai, alloi, a lei e mettiamo i gradini qua sotto, così tranquillamente si può salire dai nostri bellissimi esseri volanti. Perfetto. Ok, così possiamo salire tranquillamente per osservarli in tutta la loro stranezza e complessità. Gli abbiamo lasciato quel pezzettino di carne che viaggiano. Col pezzettino di carne, ma va bene, ma sono contenti loro, contenti tutti. Sì, sono felici, signori, sono felici. Questi blocchetti di gradini li lasciamo qua perché non c'ho voglia di tornare là dietro. Recuperiamo il nostro bellissimo uovo che l'altro giorno ho messo qui dentro. Perfetto, una volta messo, ricordiamoci che non lo possiamo levare. L'altra volta ho visto che abbiamo queste barre dell'End, pigliane 4, ok. Le mettiamo al posto delle torce, signori, nella parte esterna al posto delle torce, che secondo me ci si possono stare carine, almeno diamo un po' di diversità alla struttura. Dobbiamo mettere un'altra canna da zucca, un'altra bambù qui, signori, almeno le abbiamo tutte e quattro alla stessa distanza. Sì, andiamo verso la nostra struttura, la nostra piramide, il nostro beacon falso. Ok. Mi serve un blocchettino di terra qui, così, perfetto. Il nostro
la nostra lanterna lì, ok, che dovrebbe fare un bel po' di luce. E sopra, signori, ci mettiamo l'uovo. Ben, dai, 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 abbiamo il nostro altarino dell'uovo, signori. È un po' una cagata, però sì, non dobbiamo essere troppo offensivi. Mettiamo queste al posto delle torce, almeno facciamo qualcosa di diverso e sfruttiamo tutti i materiali che abbiamo. Ok, perfetto. Dovremmo anche levarle completamente queste torce in giro per il mondo. Sono veramente brutte queste torce messe così. Però va bene, troveremo una soluzione anche per le torce. E questo diciamo che è il nostro uovo, il nostro piccolo altarino dell'uovo. Farlo ancora più grosso non avrebbe avuto senso, signori. Non avrebbe avuto decisamente senso. Cosa possiamo fare però in più in tutto questo? Io non ho una crafting table e questa è una cosa gravissima. Allora, andiamo a posizionare una crafting table qui. Andiamo a fare delle catene che però fermi tutti. Io dovrei avere delle pepite, se non sbaglio. Dobbiamo fare delle pepite e delle lanterne. Sì, e delle catene. Quindi un bel paio di cose. Allora, qui dovremmo avere 8 pepite. Va bene, meglio di niente. Meglio di un calcio nel sedere. Abbiamo quelle cose due sole. Due sole non ci facciamo nulla. Abbiamo del bone meal qui a portata di mano. Sì. Faremo lo stesso discorso che abbiamo fatto per la piattaforma di lancio, signori. Faremo lo stesso discorso per la piattaforma di lancio. Metteremo qualche catena. Metteremo qualche catena. Metteremo qualche 9, dammi un'altra. Non mi piacciono i numeri pari. Ok, non mi piacciono i numeri dispari. Chiedo scusa. Ma che per chi mi segue sa perfettamente che non mi piacciono i numeri dispari. Torniamo dove era. Ma qua stanno a crescere le cose. Sì, dai. Stanno crescendo. Vediamo fino a dove arriveranno come lunghezza, signori. Ci manca solo che mi coprono l'uovo. Non ho fatto questo, non ho calcolato questo piccolo particolare. Mi coprono l'uovo? No, no. Non dovrebbero coprirmi l'uovo. Dico, dopo tanta fatica, dico. Deve avere pure l'uovo coperto, anche no. Allora, facciamo altre due, ho detto, che mi bastano e mi avanzano. Facciamo catene, ok, ne facciamone una al centro che deve essere più lunga e poi, quindi quella al centro la facciamo magari di 3, anche 4, anche 5, quindi 1, 2, 3. 5, questa è solo per la prima, e poi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, perfetto. 9 catene dovrebbero bastarci. E poi dovresti farmi anche delle lanterne. Delle lanterne, sì, dobbiamo fare altre queste. Me ne servono 5. Mi servono 5 lanterne. Riesci a farmene 5? Cazzo, la scrivo 5, 1, 2, 3, 4, 5, perfetto. No, 3, solamente 3. Ok, che abbiamo finito questi, li rifacciamo in maniera violenta, me ne dai altre due, perfetto, abbiamo anche le lanterne. Allora, recuperiamo la crafting table, ok, che questa ci serve sempre, la mettiamo qui al posto dello shulker, questi mi servono, questi no, questo sì, questo no, questo sì, questo no, questo sì, questo no, perfetto, mi serve anche la terra, la mettiamo al posto del cibo e scendiamo di qua. Posso scendere nell'acqua? Sì. Ok, ora dobbiamo semplicemente salire al centro di questa cosa di qua, che non so niente se è di qua, però. No! Oh, quanto sono scemo! Quanto sono scemo! Riesci a mettere un blocco lì? No, non ci riesce perché è stupido. Ok, mi fai risalire di qua, grazie, gentilissimo. Sali, 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 sali. Dove siamo di preciso? Oh, quasi arrivati, perfetto. Allora, abbiamo detto, dobbiamo mettere una lì. No, me ne metti invece una lì. Me ne metti proprio allo spigolo. Una lì. Una lì. Ok, una lì. Ok, e una lì. Beh. Oh! Che sei scemo? Ok. E poi ne abbiamo 5 da mettere. 1, 2, 3, 4, 4 e dobbiamo scendere di 1. Ok. E mi sta anche bene, signori. Però prima andiamo a fare una cosa di questo genere.
Lì o qui? Ma è quasi quasi, non ce ne metterei nemmeno questi. Ce ne metterei solamente 4 lì a giro, perché secondo me comunque la luce già la facciamo qua. Non c'è bisogno di tutta questa gran potenza di luce, secondo me. Allora, una me la metti lì, una me la metti qui, una di qui, perfetto, e una di qui, così. L'ultimo pezzettino di catena me lo attacchi qui e mi ci attacchi anche l'ultima lanterna. Perfetto, signori. Abbiamo anche abbellito la parte sotto e io con questi 10 quasi quasi mi andrei a fare tutto un giro qua sotto per dare un altro pochino di luce. Direte, ma che senso ha se ci hai messo questi? C'ha senso, signori, perché qua sotto è tutto buio, non mi piace. Qui dovremo fare un altro episodio in cui andremo a posizionare tutti questi qua sotto. Guardate lì quanto è buio. Qui dove cazzo siamo? Ah, qui siamo sotto lo stagno, dalle ranocchie. No, qui è troppo buio. Decisamente troppo buio. Ma abbiamo già finito sti costi. Beh, quindi torniamo indietro rapidamente, senza perderci in troppe chiacchiere strane. Torniamo tra l'altro stanche arrivando la notte, quindi avremo perfettamente il quadro di tutta l'illuminazione della nostra piramide dell'uovo. Io mi ostino a fare le cose con le mani quando ho degli strumenti che sono bellissimi, però ok, questo è ok, questo di qua. Torniamo su, intanto vediamo se da qua sotto l'illuminazione è abbastanza buona. Sì, mi piace, mi piace. Poi lì dobbiamo riempire tutto con quelle cose lì, signori. Però mi piace, saliamo sopra, vediamo se anche da sopra l'illuminazione è degna di questo nome. Vediamo, 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 vediamo. Facciamo un giro largo, non voglio guardare in maniera anticipata quel lato di là. Giriamo di qui e direi che secondo me ci siamo, signori, secondo me ci siamo. Vediamo se ci siamo. Ah, è abbastanza illuminato, dai, giustamente è un po' nascosto dalla piramide di lancio, però va bene, ci siamo, dai. Ci siamo, dai, va bene, va bene. Dovremmo aspettare che il rame diventi del colore giusto. L'uovo non si vede tanto. Speravo che questo blocco facesse più luce, sinceramente, e invece non fa una benemata minchia. Va bene, signori, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Abbiamo ultimato la nostra bellissima struttura in cui abbiamo messo il logo del drago. Secondo me è venuta accettabile, non bellissima, ma accettabile. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!